Adesso vi racconto come nasce una fake news sulla questione coronavirus. Martedì sera ero a cena con degli amici al centro vacanze Isuledda di Arzachena. Improvvisamente mi raggiunge mio cugino da Brescia con un messaggino allarmato: come state facendo? State fuggendo? Che accade? Vado a leggere e su Il Messaggero c'era pubblicato che al centro vacanze Isuledda c'erano segnalati 63 casi di Covid, 63 casi tra il personale. Ovviamente la cena mi va per traverso. Chiamo immediatamente la prefettura, anche perché il giorno dopo io avrei dovuto raggiungere Roma per impegni istituzionali e quindi volevo sapere se potevo muovermi oppure se dovevamo ritenerci confinati. Mi risponde gentilissimo il prefetto, che mi fa parlare con il capo dell'unità di crisi, il quale disperato mi dice: senatore, sono 3 volte che smentisco questa notizia che non ha nessun fondamento. Abbiamo fatto i tamponi al personale, ma ancora non abbiamo i risultati, eppure i giornali hanno già pubblicato che ci sono 63 positivi. L'indomani Repubblica ovviamente parla del villaggio Isuledda come un focolaio. E i giornali riprendono che il villaggio Isuledda è un focolaio di Covid, che la Sardegna è piena di Covid, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, alla fine, ieri escono i risultati. Sapete quanti sono i positivi? Zero. Zero positivi. Nel frattempo molti turisti hanno lasciato il villaggio intimoriti dalla situazione. Si è fatta una pubblicità negativa al turismo in Sardegna e in Italia. Abbiamo di fatto messo nuovamente a rischio la nostra economia, con magari in futuro, perché no, la possibilità che qualcuno venga a fare shopping in Italia e si compri le nostre strutture turistiche a 4 soldi, messe in ginocchio dalla crisi Covid. Tutto questo basato sul nulla, sul niente, contagi zero. E quindi questa è la modalità che viene impiegata per raccontare le balle sulla questione Covid, sulla questione Sardegna invasa dal Covid, Italia invasa dal Covid.